Bentrovati ad una nuova edizione con TG10.it. Diamo lettura delle notizie di oggi. Le urla finali del pubblico hanno chiuso ieri sera i lavori del Consiglio Comunale di Niscemi, rinviato ancora una volta in merito alla decisione da prendere sull'adesione alla città metropolitana di Catania. Ieri a maggioranza è stato deciso di posticipare l'appuntamento storico a lunedì 26 ottobre prossimo alle 20. La scelta è maturata a seguito di quanto accaduto la notte prima ai danni del consigliere comunale del gruppo La Voce del Popolo Carlo Attardi, che ricopre anche il ruolo di assessore ai lavori pubblici. Maggiori dettagli durante l'edizione del TG10. È stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella Pinacoteca Comunale lo sportello di ascolto Angelas rivolto alle donne e ai minori vittime di violenza di differenti tipologie, lo sviluppo del lavoro di rete, il miglioramento delle competenze degli operatori e delle operatrici. Sarà avviato inoltre un servizio dedicato di prima accoglienza telefonica. L'intesa tra il Comune di Gela, le associazioni Arci le Nuvole e Avus e Forze dell'Ordine sarà sottoscritto ufficialmente lunedì 26 ottobre nel corso di una manifestazione che si terrà nel Teatro Eschilo di Gela a partire dalle ore 9. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e il Museo Archeologico Regionale di Gela, giovedì 29 ottobre alle 10.30 presso il museo, presenteranno il progetto Il Museo a Portata di Tasca, cofinanziato dall'Unione Europea. Con questo intervento il Museo di Gela è stato dotato di un avanzato sistema informativo basato sul web, volto a offrire un modello innovativo di fruizione dei beni culturali. Rispetto ai tradizionali sistemi di catalogazione multimediale, il progetto consentirà al visitatore di superare i confini dell'archeologia di Gela per approdare nel mondo dell'arte contemporanea europea. All'interno della struttura museale, gli ospiti, attraverso postazioni fisse, tablet, smartphone, potranno fruire di dettagliate descrizioni, schizzi ed immagini della collezione esposta, ricca di oltre 4.000 reperti. Con un semplice clic, i visitatori potranno a loro volta associare i reperti del museo a circa 1.600 immagini di opere realizzate da parte di artisti moderni e contemporanei per gli utili confronti. L'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana di Gela, continuando l'azione di sensibilizzazione sull'uso del software libero, che permette di realizzare significativi risparmi e di fruire di software libero, gratuito e legale per tutti, organizza per il 24 ottobre prossimo alle ore 10 nei locali dell'auditorium di Piano Notaro in via Pitagora la manifestazione Linux Day. Si tratta di una giornata nazionale articolata in eventi locali che ha lo scopo di promuovere Linux ed il software libero. L'ingresso è gratuito e libero. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi, tutte le novità di oggi, l'appuntamento è rinviato alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro sito www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.